E gara, è spettacolo! Si parte decisi con Gasperi e Antonio Santi, con Uccellari, riconoscibile per la bandana, la tuta di Zocca, la casacca della fratellanza. 46 di 52 iscritti, quindi abbiamo già un check numerico che diventa un invito anche a tenere d'occhio coloro che sono partiti e devono orgogliosamente difendere con i denti questa prova che vede in Antonio Santi, leader provvisorio. L'azione disinvolta del Vignolese in grande condizione, ha iniziato l'anno al meglio vincendo dopo 7 anni di nuovo la Ciaspolata in Val di Non, gara che ha visto appunto nel portacolo della fratellanza uno dei pionieri di questa disciplina e tornato a vincere su Zeid Boudalia l'appuntamento trentino per eccellenza, un po' la madre di questo tipo di gare, e lui stesso è andato anche a vincere a Vancouver 2 anni or sono, la prova sperimentale che ci auguriamo possa diventare a Sochi tra 2 stagioni. Una prova olimpica e nella quale forse il modenese ha diritto di nome di fatto di prendervi parte. Uccellari in seconda posizione, si profila una coppia modenese al comando. Queste prime battute di gara che trova in Santi un punto di riferimento. 3 maratone nella stagione appena conclusa, da Padova ormai nel cuore, poi New York, ancora una volta primo italiano di misura su Herman Achmüller, e poi a Reggio a fine un mese fa, dove voleva fare meglio, ma le cose non sono andate come si era prefissato l'allievo di Renzo Finelli. Ed è il comando, Uccellari non lo molla, la seconda posizione è dell'emergente due atleta di Zocca che ora va al comando, concede un tiepido sguardo al rivale, guardate l'eleganza del ventenne atleta azzurro, per lui è anche una possibilità olimpica a Londra. Liberato Pellecchia, l'avellinese di Solofra, prima stagione, seconda stagione con la fratellanza, lui che a Modena ha lasciato già il segno, vincendo in passato anche la classica della Madonnina, quest'anno ha conosciuto anche la maratona a Torino, sesto italiano, la prova vinta da Giovanni Gualdi e la prova in terra sabauda in 2 ore 20 per l'allievo di Lucio Gigliotti. Giro lanciato, abbiamo detto, d'apertura, 3 uomini della fratellanza a condurre, Uccellari, Pellecchia e Antonio Santi, con Diego Gaspari, il veneto della Gabbi di Bologna, subito a cercare di frenare l'ardore agonistico dei migliori, quando anche Matteo Campana, che tra pedali e corsa si difende, poi dietro Agi e Fabio Mascheroni, per parlare dei migliori di questa prima parte di gara. 47. Ecco, correggiamo, abbiamo detto 46, siamo stati troppo precipitosi, un check più accurato porta a 47 gli atleti in gara, li comanda Davide Uccellari, che tra l'altro è stato l'unico che possiamo vantare, capace di vestire la maglia azzurra di cross agli europei mondiali, di duathlon e ovviamente di corsa campestre, e questo testimonia la vocazione del duatleta azzurro, protagonista in Coppa del Mondo, tra Australia, Messico, per dire 2 perle di una stagione che l'ha visto fare bene, ha iniziato l'anno dominando la Max & For Run lo scorso 6 gennaio in via Che Guevara davanti a Vej Gutic. Si è tolto la bandana e questo ovviamente per alleggerirlo, e ora intanto ha liberato Pellecchia, lo avvicina, tra i due ancora decisamente quel margine, ma si va un attimino un po' a singhiozzo sotto la spinta dell'azzurro che in bici si allena con Andrea Campagnoni, su strada con Renzo Finelli. E guardate ora, guardate con quale sicurezza si muove, quasi un attimino a provare la reattività degli inseguitori. E questo ne conferma ovviamente la grande condizione che ci auguriamo possa diventare utile a fine gennaio, per esempio, agli italiani individuali in Trentino, dove la Trentino Valsugana va ad ospitarli e sarà domenica 29 gennaio. E attenzione, perché sul leader della gara si propone il vincitore della prova di Ferrara d'apertura del gennaio 2011, Omar Choukri, e l'esordio stagionale con i colori della compagine di Omar Bellini per il magrebino che vive e lavora in terra modenese, e con i colori della compagine delle Casiglie vive la sua seconda stagione. Sarà interessante seguire questa gara che in ogni caso si sviluppa anche sulla prima con i colori di Rubiera del ferrarese Giuseppe Mucerino, che completa il drappello dei migliori ed è l'ultimo di questo segmento là davanti. Ora gli atleti li perdiamo un attimo di vista, ma non certo Davide Uccellari, saldamente e tranquillamente al comando. Ora è iniziato il primo dei giri grandi,
Ricordiamo, ne seguiremo altri 6 oltre a quello che è in pieno svolgimento. Di questa gara, come della prossima, occhi puntati ai primi 15 arrivate. Intanto nelle warm-up le 3 maratonette della Corradini. Per loro ovviamente Ivana Iuzia, Laura Mustet e la prima per la campionessa italiana in carica Martina Celi, benvenuta per l'atleta versiliese che dall'esercito è approdata ai colori di Rubiera. In ogni caso il suo approdo sui prati dello Stradello rappresenta una novità. A Reggio no, per i più attenti la ricordano seconda al 10.000 metri di Calatrava del 2 giugno scorso, quando dovevano fare solo Sciamba Raici. Attenzione perché teniamo sui migliori, ora si fa valere, prende fiato Uccellari, prende il comando delle operazioni, liberato Pellecchia. Per l'atleta di Solofra che ha provato la distanza a Carpi, l'ha completata a Torino, in una gara che ha visto i migliori il poker con Gualdi, Buriffa, Curzi e Bona, poi lui, Simeon, Pellecchia e Scardecchi. Intanto si fa vedere Roma Arciucri, l'applauso su di loro. I minuti trascorsi sono 6 secondi 40. Mascheroni, Agi, Uccellari, Santi, Munciarino e Gaspari. Tra questi 8 atleti. Si fa valere ovviamente la qualità della gara. Con Pasetto, con Tommy Manfredini, con Prati, Villa, Daniele Dolci. Ad inseguire anche l'altro veneto, Michael Casolin, portacolori come Gasperi della Gabbi di Bologna, Filippi che ora viene affiancato dall'Eterno, Fabio Caldiroli. Siamo in gara e attenzione anche Delia Generali, compagno di squadra di quel Mohamed Agi, che nella corsa del 2011 ha saputo vincere a Malta come a Bari, trovare il podio a Cagliari e trovare la maratona di Reggio, di cui è stato per anni il miglior maratoneta, con il primato maturato nel 2005, quando ancora la gara arrivava in viale Matteotti. È sempre liberato Pellecchia a fare la differenza, l'atleta velinese ormai trapiantato a Modena, seguito dal corpo militare, anche lui ha fatto un passo inverso, è tornato a quello civile, quello centenario della Fratellanza, e con quei colori lui che è già stato azzurro agli europei sui 10.000 di Grosseto, quando il conterraneo Cristian Gaeta seppe andare anche sul podio. Eccolo qui intanto, seguito come un'ombra da Fabio Mascheroni, da Antonio Santi, da Mohamed Agi, e lì in agguato prendono fiato Marciucri, così come anche Davide Uccellari. Perde leggermente contatto Diego Gasperi. Matteo Campana, per rimanere con i colori della Fratellanza, protagonista della stagione del duathlon delle corse su strada, l'atleta modenese. Sono in 8 per quello che riguarda. Munciarino prova a tornare sotto, l'atleta ferrarese, dopo la sua lunga parentesi a Ferrara, quasi a ricordare un suo predecessore, di cui ovviamente va un nostro ricordo, tragicamente scomparso, con Gianni Gigli che ci lasciò in quel tragico incidente stradale dell'agosto del 2006, che poi ricordiamo proprio a Rubiera, attraverso gli italiani di mezza maratona che si corsero nella realtà rubiarese proprio una settimana dopo. Un ricordo che credo sia doveroso per ricordare quello che è stato un po' un anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo Cus Ferrara, prima della sua parentesi poi con Rubiera, che durò un paio di stagioni. Si corre da 9 minuti e 18 secondi, una pressione finale da 32-33 minuti. Potrebbe essere questo un po' l'impegno nel quale vediamo il generoso, eterno, anche Gianluca Pasetto, completo rosso, su cui spicca però la divisa della Calcestruzzi Corradini. Si è congelato, guai, Robby. Diciamo che di queste stagioni, insomma, diciamo che ci vuole anche il fisico, però insomma, ecco che ti porta. Ecco, intanto belli sfornati ancora che sono di toner più che di risultati, il verdetto con annesse le prove di società che Claudio Iotti va a fornirci. Noi non perdiamo
cogliamo questa pausa che si lega al cross a Lieve, dove Ilaria Baisi ha fatto la differenza, e ovviamente sull'impresa della Pavullese la vittoria del Molificio Modenese, 11 punti, su Arceto, grazie soprattutto alla Incerti, che di punti ne ha maturati 32, con 36 in terza posizione l'Atletica Estense di Ferrara. Ricordo la seconda prova dei societari regionali di cross al Parco Enzo Ferrari di Modena, a sua volta già teatro del cross provincia di Modena, di ben tre edizioni dei societari tricolori di corsa campestre. Scusa, quando ce n'hai dopo? La gara dell'ultima gara, quanti atleti hai? Ufficiosamente ne ho 29. 29. Mm. Attenzione perché ritornano con noi i migliori, prova a farci valere un Marciucri, non lo perde di vista Davide Uccellari. Chi ha capito che l'uomo da seguire con grande attenzione il ritmo del magrebino che ora trova ancora Uccellari, guardate con quale freschezza va a riprendere il comando delle operazioni, cambia, attenzione, è un momento importante da applaudire, Uccellari, Ciucri, Mascheroni, Agis, Santi, Pellicchia, Campana, tra questi protagonisti, tra questi moschettieri, il meglio della gara, su Gaspari prova a tornare Mucerino, il duello tra il Veneto e il Ferrarese, che già si conoscono da vecchia data, anima ancora il secondo segmento della prova che ora affida Manfredini a Pasetto. Pasetto che tra l'altro ricordiamo protagonista vincente piazzato nel Monte delle Tre Croci, Dolci e Prati, Lorenzo Villa, Casolin, su cui rimane anche Manuel Biagiotti di Limola Sac Miavis, ma è importante seguire con grande attenzione l'incedere di Uccellari che ora si fa riprendere, quasi sembra portare a spasso Mascheroni e Omar Ciucri, è soltanto un'impressione, ma non credo, solo un'impressione per la grande condizione che sorregge l'azzurro del cross junior e soprattutto ora passata alla categoria promesse. Guardate ancora uno sguardo al rivale, il confronto tra il portavoce della Fratellanza Omar Ciucri, che sa della grande condizione che presenta il rivale, su di loro l'esperienza del varesino Fabio Mascheroni, l'eleganza di quest'ultimo, già vincitore del cross a Rubiera. Intanto l'incedere degli seguitori con Martino Dall'Osso, con Gianluca Incerti, colore ancora della quadella di Bologna, la compagine giallo-nera, che ora trova anche Marco Moracas. Bertoni, per tornare i colori della Fratellanza, i colori del Celtic 2 di Castenaso, con Paolo Ticli, di Saverio Fattori, di cui ci piace ricordare, come abbiamo poi del resto fatto a Crevalcore una settimana fa, l'ottimo racconto della storia della Gabbia di Bologna, che oggi vede tra l'altro là davanti la bella prova che ci stanno regalando, soprattutto Gaspari e il Veneto Michele Casolini, conterraneo dello stesso portacolori, riconoscibile per il berretto rosso, preceduto ora da Giuseppe Mucerino, che lo è andato a prendere e a staccare. Ora è Ciucri che prende l'iniziativa, sembra quasi alternarsi, però non si spende più di tanto Fabio Mascheroni. In leggera difficoltà Campana, su di lui, davanti a lui Mohamed Agi, Pellecchia e Santi, coppia Fratellanza. Tanto ricordo è la quinta delle sei gare in cartellone, l'ultima la vivremo a cavallo delle 12:20 con il cross lungo femminile, esattamente sono 6.120 metri attraverso il giro piccolo, conseguenza dei 70 lanciati, poi quattro giri grandi, e questo vedo che anche per le protagoniste che stanno trovando un saliscendi a rischio caviglie, è una sorta di prova generale per quello che sarà la fatica per le azzurre che seguiremo tra breve. Atleti che stanno tornando verso di noi in quello che torna a essere il momento chiave della gara, gara che ovviamente intanto l'impegno dei protagonisti capitanati da Uccellari, dal vincitore di Ferrara quando si correva l'anno scorso al Parco Urbano della città estense, che sarà teatro quest'anno invece della rassegna giovanile. E intanto ora Mascheroni, forse stimolato dalla nostra virtuale provocazione verbale, a prendere l'iniziativa e ora a dare respiro
a Ciucri, che ora riprende il secondo posto. È veramente interessante il confronto a tre tra il Varesino, il magrebino dell'MDS, e Davide Uccellari. Siamo nella rampa in salita, nella quale ora è sempre Fabio a prendere l'iniziativa. È un confronto che forse non ha un background tra i tre, ma che ovviamente lascia tutto aperto quando l'applauso accompagna l'incendio di mascheroni di Omar Ciucri e di Davide Uccellari. Bene, decisi, fanno valere anche la grande condizione, il fondo davvero dei mesi autunnali per Santi e Pellecchi. Ora il vignolese a dare respiro al compagno di squadra dopo la fatica sarda. Mohamed Agi, che è arrivato proprio in queste ore alla corte del compagno di Castenaso, guadagna terreno su Matteo Campana e Mucciarino prova ad andare in rimonta, gara molto accorta quella della Ferrarese. Lo ricordiamo, la scuola di Magnani, di Margherita e Gargioni. Intanto Pasetto e Manfredini sembrano viaggiare in sintonia con un leggero predominio agonistico dell'atleta veronese. 16 minuti se ne sono andati, in tandem Marco Prati, prima vera gara con i colori dell'MDS per l'ex portacolori della Fratellanza Modena, su cui cerca di rimanere incollato Daniele Dolci, Lorenzo Villa, Casolin e Manuel Biagiotti, con Caldiroli che ora mette in campo l'esperienza, il Varesino, la teta di Busto, Arsizio, Filippi ed Elia Generali soffrono la grinta dell'atleta lombardo. Sempre Mascheroni intanto, compagno anche di viaggio probabile di Caldiroli, al comando. Ciucrino lo molla, prende respiro Davide Uccellari. Bogdanic, Gigi Guidetti, ancora i colori della Gabbi nell'occasione con Simone Vignoli, Paolo Calamai, altro alfiere dell'MDS, che oggi è presente in forte la squadra sassolese, capitanata da Omar Bellini, che ovviamente segue con grande partecipazione l'impegno dei suoi atleti. Poker di protagonisti con Nicolini. Chiude Faccini, il talento di Frein Espresso del panorama carpigiano, speriamo che riesca a recuperare terreno, e intanto anche Gianluca Incerti, su cui prova a rimanere unitamente a Moreno Gasperini della Quadela di Bologna. Nulla di variato al comando, sono sempre in tre, sarà interessante, non escluso la svolta ovviamente nell'aria. Dopo aver trovato le misure ai rivali, piace stare davanti ora a Mascheroni, che vuole testare anche la sua ritrovata condizione. Lui che a Reggio viene sempre molto volentieri, spesso soprattutto sull'Appennino reggiano, dove sicuramente ha una soluzione anche abitativa, e non è casuale trovarlo a vedere correre il giro della pietra di Bismantova a fine giugno. Gara tra l'altro quest'anno vinta da Adile Liazzalì, uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa. Fabio Muscariello in evidenza per tornare anche agli esibitori con Lorenzo Calza e a Sandro Calori della Quadela di Bologna. 18 minuti, 34 secondi. Sempre in un fazzoletto, nulla di variato in quello che diventa un approccio agonistico. Ricordiamo, sono 7 giri grandi che i protagonisti devono organizzare e affrontare. Fabio Mascheroni, azzurro della pista a Viareggio, al meeting sui 3.000, azzurro di mezza maratona ai mondiali di mezza maratona in Canada, campione italiano sulla distanza a Recanati nel 2005. Però Marcio Cric l'anno scorso si era già messo in evidenza vincendo a Ferrari, poi anche la classica della Madonnina su Denis Curzi, che oggi sembra stato orientato ad affrontare la mezza maratona d'inverno a San Bartolomeo in Bosco. Siamo ovviamente alle porte di Ferrara, con un assoluto dominio dei connazionali di Omar Ciucri, uno su tutti Juaz Zain, che abbiamo tenuto a battesimo a Reggio in maratona, quando però ha perso la volata dall'azzurro Tommaso Vaccina. Mascheroni, Ciucri, Uccellari, tre protagonisti di altrettante compagini, Corradini Rubiera, MDS e Fratellanza Modena. Si danno una mano, si aiutano, Pellecchia e Santi, c'è una sorta di intesa,
i due alfieri della compagine di Serafino Ansaloni. 20 minuti in questo istante, si sta spegnendo Mohamed Agi, troppe gare, troppe trasferte, non è certo il suo terreno per il maratoneta che a Scandiano ha mosso la sua azione agonistica vincendo la maratona di Reggio, vestendo i colori della compagine dei Boiardo. Mucerino ce l'ha nel mirino e quindi al di là della rima che è nata casuale potrebbe davvero diventare il prossimo atleta ad andare ad agguantare per l'esordiente in maglia Corradini, atleta ferrarese. Forza Diego, intanto Manfredini allunga su Pasetto che non ci sta e sappiamo quanto è caparbio il veronese. La grinta anche di Matteo Campana, ma non perdiamo di vista là davanti. Ora l'iniziativa è di Omar Choukri, è un tentativo quando siamo a due terzi di gara. La giornata di oggi, che non è meno parente di quella di ieri, ci ha regalato una giornata livida dove l'unica consolazione è che si è alzata la nebbia consentendoci di vedere ogni angolo e ogni segmento del percorso. Si scompone la coppia Filippi Generali, e l'atleta parmigiano a dettare le frequenze. Intanto il Vaffa, l'eterno del Vaffa, prima stagione col Cus Parma, sulle tracce di Gian Matteo Reverberi. Per il 49enne, quasi 50enne atleta italiano, lo ricordiamo, d'altronde con i nostri colori ha vinto il mondiale master a Riccione, anzi a San Giovanni Marignano nel 2007, i 5.000 metri della rassegna iridata andata in scena in Romagna in quel periodo. Paolo Calamai trova l'incitamento dei compagni di squadra, il ragioniere modenese, e intanto guardate come sono a stretto contatto i tre là davanti, non si mollano e stanno producendo una gara di assoluto rilievo. Ora Omar Choukri prova, vediamo l'azione, seguiamola passo passo, prova ad andarsene, la replica degli inseguitori, coglie la leggera salitella per guadagnare terreno su Uccellari e Mascheroni, che sembrano a questo punto lasciarlo sfogare e provano insieme a ricucire lo strappo. È una gara che entra necessariamente nel vivo, una fase delicata alla quale dedichiamo ogni attenzione, e da questi tre che esce il vincitore della prova numero 5. Non è escluso ovviamente il doppiaggio in quello che diventa una fase dove il differenziale tra chi lotta per vincere e chi vuole arrivare per arrivare produrrà anche l'onta del doppiaggio, e questa l'abbiamo già messa in preventivo. Bertoni e Moracas, intanto uno sguardo dietro è sempre importante per tenere alto l'impegno degli atleti. Sempre al comando Omar Choukri, ora è Mascheroni che ha guadagnato terreno su Uccellari. È una crisi provvisoria, una tattica, lo scopriremo solo tenendo sotto stretta osservazione la prova che torna a essere con noi. Un percorso che sembra facile, ma facile non è. La confessione di chi ha corso in precedenza, ovviamente alla fine favorirà la condizione, che ora allunga le fila. Omar Choukri ha dato un'azione importante che vi abbiamo raccontato in diretta e su cui anche Mascheroni ora prova a rientrare. Uccellari ora ha perso leggermente il contatto. Siamo nelle fasi decisive dove la condizione e la difficoltà muscolare hanno un peso determinante. 23 minuti, siamo praticamente a 8 minuti dal termine. Choukri e Mascheroni, Uccellari prova a rientrare. Fabio sembra davvero avere le condizioni per tenere, per non perdere di vista Omar Choukri, per il trentenne atleta dell'MDS, seconda stagione con la compagine di Omar Bellini, Pellecchia e Santi, per portare alla ribalta ancora la casacca della Fratellanza Modena. Siamo nel tratto più a sud ora, dove sta rosicchiando terreno Mascheroni a Choukri, e non è soltanto un'impressione. Mohamed Agi, Mucerino, che a questo punto guadagna oltremodo terreno sul maratoneta magrebino.
l'azione in rimonta esperta quasi col contagiri va sicuramente sostenuta. Interessante il confronto, sembra davvero apertissima ancora la gara, d'altronde c'è ancora terreno, il gap tra Ciucri e Mascheroni è in 4-5 metri, recuperabilissimi, soprattutto per come sta interpretando la gara nella sua ormai proverbiale eleganza che ci ha sempre abituati l'atleta varesino, un trascorso da giocatore di basket, un presente ormai consueto di atleta di runners, mai orientato ad affrontare il tema maratona, al massimo la mezza, che gli ha regalata anche una maglia tricolore. E ora tra i due 4-5 metri, Ciucri, Mascheroni, si stacca Uccellari, sarà in grado di rientrare. Sono decisivi questi 1320 metri per poi lanciare l'ultimo giro. Tanto Elia Generali e dietro non perdono contatto sull'atleta bolognese, la triade El Vaf, Reverberi, per tornare in quel di Parma con Filippo Rinaldi. Evidente la difficoltà di Uccellari per poter ancora riaprire i giochi per la vittoria, sembra ormai un discorso a due tra Mascheroni e Omar Ciucri, che ora si fa davvero sotto il varesino. La casacca di Rubiera è sulle tracce dell'atleta in forza del sorpasso. Attenzione, si azzera il tentativo di Omar Ciucri e ora ci riprova Fabio Mascheroni. Siamo nella parte più a nord del percorso, quella che per un attimo perdiamo di vista anche noi, ma è questione di secondi per ricucire ancora un messaggio che ora è nel varesino per il 35enne atleta lombardo, il compito di fare il risultato oggi. Ora i Mascheroni a condurre, Ciucri prende fiato, il gap con Uccellari ora lo andiamo a stimare in una quarantina di metri, diverse primavere ovviamente vanno a pesare anche sull'abitudine e su queste frequenze per Davide, talento della Fratellanza Modena, l'azzurro del duathlon. E intanto, se per la vittoria a questo punto il discorso sembra un discorso a due, interessante anche l'azione in rimonta di Liberato Pellecchia, che dopo aver condiviso con Santi due terzi di gara, ora ne guadagna terreno e sembra davvero guadagnare quella tranquillità agonistica che lo potrebbe portare anche ad avvicinare Davide Uccellari. Attenzione, siamo in gara da 27 primi e 56 secondi. Mascheroni e Ciucri, il tandem che costruisce lo spettacolo e il verdetto della gara. Ultimo giro, ecco, ed è interessante amici, monitoriamo questo evento, questo momento che diventa il grande scenario, la grande emozione che da sempre la campestre ci sa regalare. Ultimo giro per Davide Uccellari, la rimonta, guarda il forcing di Pellecchia. Liberato ci crede, la sua eleganza, la sua corsa anche incisiva, anche la sua azione nella quale ora a patire Antonio Santi. Ma è interessante, sono praticamente a contatto Ciucri e Mascheroni. Siamo nella parte opposta a quella sud del tracciato, dove il riaggancio è avvenuto nel giro precedente. I due sono ovviamente lì, gomito a gomito. In quello che in ogni caso vede l'esperienza di Mascheroni, la grande condizione anche del nordafricano. Uccellari sempre terzo. Corradini Rubiera, MDS, poi tre uomini fratellanza con Uccellari, Pellecchia e Santi. Attenzione perché ora Muccerini è andato a prendere e a superare Mohamed Agi. Obiettivo raggiunto e crediamo che la prova di Muccerino non si fermi qui. Vuole confermare la stima e la fiducia che Marco Benati gli ha attribuito. E intanto Gaspari sta per essere ripreso da Tommy Manfredini, che a sua volta ha staccato Matteo Campana nel mirino di Gianluca Pasetto. Questa è un po' la sintesi di quattro protagonisti
che stanno affrontando gli ultimi 1320 metri. Dolci e Prati, protagonisti di Rubiera ed MDS, quasi, attenzione, prova ad allungare ancora Mascheroni, prova ad allungare Mascheroni, sostenuto a Ciucri, che c'è, che intanto entrambi devono fare i conti nel doppiare Moracas e Bertoni. Seguiamo questa fase che li porta verso il lato nord-ovest del tracciato, dove c'è un tratto di discesa, nella quale prima Mascheroni aveva prodotto il riaggancio e anche il sorpasso. La zona è praticamente identica, ma attenzione perché siamo nell'ultimo giro. I due sono ovviamente ancora a contatto. Vediamo la replica. Ciucri prova a ripartire. Mascheroni non lo molla e vediamo insieme questi ultimi 600 metri, quelli che potrebbero essere quelli che separano dal verdetto. In gara, amici, attenzione, abbiamo superato il muro dei 30 minuti. Siamo ormai praticamente a un epilogo che potremmo stimare a cavallo dei 32 minuti. Ora le energie rimaste nel serbatoio vanno spese in maniera corretta e attenta per godere di questo spettacolo e la gara più avvincente. Grazie a tre protagonisti, in ogni caso onore e merito anche Davide Uccellari, che comunque è saldamente terzo dietro Pellecchia e Santi, stringono i denti ma sono capaci di portare a casa il quarto e il quinto posto. Sempre Mascheroni a condurre, attenzione amici, è sempre lui a condurre, 35enne della fiera della Corradini di Rubiera, ha un vantaggio esiguo, in ogni caso la situazione è incerta, è da non perdere quello che diventa il verdetto che sin d'ora ha confermato i nomi della vigilia, da Matteo Villani a Daniela Paterlini, dalla Casolari a Giacobanzi, per non disperdere la bella gara di Ilaria Baisi, 5 gemme di una giornata che ora vede ancora allungare Mascheroni, l'azione, il compasso del Varesino che guadagna terreno, Ciucri sembra aver finito la benzina, siamo nella discesa che diventa il preludio alla leggera salitella, ultimi 150 metri, ultimo giro di lancette in pieno corso, archiviati 32 minuti, 10 secondi, ed è Mascheroni che porta a casa i primi applausi e la prima conferma stagionale, Fabio Mascheroni, la casacca di Rubiera, che vittoria per Fabio, onore e merito a Omar Ciucri, chapeau per Omar Ciucri che chiude in 32 e 29. Attenzione nel finale che porta la ribalta, il talento si tinge ancora d'azzurro, il prato di Pratissolo grazie a Davide Uccellari, e dietro di lui un protagonista che a Modena ha ritrovato quella continuità agonistica da Solofra, ma per la fratellanza liberato Pellecchia. Tre uomini di fratellanza in meno di 20 secondi, da Uccellari a Pellecchia, ora è Antonio Santi, l'eterno atleta di Vignola, si conferma davvero eclettico, dalla maratona alle campestre alle ciaspolate, davvero un risultato che anche oggi non ha tradito le attese. Siamo al finale, guardate la bella gara, che finale, che seconda parte di gara ci regala e si regala Giuseppe Mucciarino. Il ferrarese all'esordio con i colori di Rubiera ha tenuto fede alla voglia di fare bene, di iniziare una nuova era. Lui è anche maratoneta, nato alla corte del Cus Ferrara, talento inespresso della SPAL come giocatore, una storia che meriterebbe più tempo, una dedica, come abbiamo anche tirato fuori dal cilindro. Una dedica a un amico, un compagno di viaggio che era Gianni Gilli, e Beppe Mucciarino trova il verdetto e lo fa nel modo migliore in 33-46 su Mohamed Agi, la casacca della 72 di Castenaso. Finale a 2 tra Manfredini e Gaspari, sembra più capace di crederci l'atleta veneto della Gabbi che precede il modenese, comunque contento della sua bella gara. 34 minuti per archiviare il verdetto di due contendenti che hanno ora modo di lasciare la ribalta a un sofferente Matteo Campana e all'eterno generoso Gianluca Pasetto. La lotta ancora dietro per griffare una gara importante tra Dolci, da Daniele Dolci e Marco Prati, e il veronese della Corradini a trovare ancora l'ammirazione del pubblico presente. Bravo Marco. Dietro di lui l'eterno Fabio Caldiroli, conterraneo e compagno di squadra e anche di viaggio di Fabio Mascheroni, vincitore qualche istante fa, bravo Fabio.
Ora è Casolin a trovare la conclusione, l'atleta veneto, conterraneo di Diego Gaspari, scampoli di gara per Michael Casolin, poi Filippi. Siamo in gara da oltre 35 minuti con il dottor Filippi, complimenti a lui e a Biagiotti. Reverberi e Villa, duello a Reggiano, la spunta alla teta di Montecchio. Conclusione anche intanto per Filippo Rinaldi, ecco l'invito a coloro che stanno terminando, i primi 15, intanto l'Eterno, Abelilel Vafa, classe 62, guardate il neo portacolore del Cusparma, che finale ci regala, chiude in 35 e 29 sulle linee generali. Ah, bene Cocchi, a te la linea per allestire in tempo reale il cerimoniale, buon lavoro. Allora, abbiamo già la classifica dei primi 15 per partire con la premiazione immediata. Chiamiamo per il cerimoniere di questa premiazione la dottoressa Frascari Patrizia, titolare della ditta Calcestruzzi Corradini, e naturalmente i 15 protagonisti di questa gara così combattuta. Quindi inviterei Mascheroni, Cocri, Uccellari, Pellecchia, Santi, Mucerino, Asi, Gaspari, Manfredini, Campana, Pasetto, Dolci, Prati, Caldiroli e Casolin di venire qua attraversando la pista a favore di telecamera per quanto riguarda questa premiazione della gara cross lungo maschile. Si figa che freddo. Gli atleti classificati nei primi 15 posti, per piacere presentarsi alle premiazioni. Quindi Mascheroni, Ciucri, Uccellari, Pellecchia, Santi, Mucerini, Agi, Gaspari, Manfredini, Campana, Pasetto, Dolci, Prati, Caldiroli, Casolin. Su dimmi, è cambiato batteria. Richiamati dalla voce del presidente della Corradini, Marco Benati, i primi 15, la voce autoritaria, speriamo di averli qui. Bene. Subito possiamo partire, siamo, che siano messi sull'attenti. Allora invitiamo la dottoressa Frascari ad avvicinarsi. Adesso guardo se mi fido, io ho anche un'altra batteria. Fabio Mascheroni della Calcestruzzi Corradini e il Cersio di Rubiera. Grande rientro per Fabio dopo un lungo periodo di assenza, è tornato prepotentemente alle gare con una bellissima vittoria qui in questa prima prova di CDS nonché campionato regionale per la categoria assoluti. Al secondo posto Omar Cocri della Modenese MDS Pagani Group. Quindi lo invitiamo sul secondo grido del podio. Al terzo posto il giovane Davide Uccellari, protagonista dell'inizio gara e naturalmente un giovane di grandissimo talento. Davide Uccellari della Fratellanza di Modena. Dagli ok. Sempre per la squadra della Fratellanza di Modena, allora, il quarto posto, accendi, di Pellecchia liberato. Aspetta, allora, accendi e spegni, dice Nidia need to be restored, ok, e poi vai. Ancora Fratellanza con il Santi Antonio che va a ricoprire il quinto posto. No. Sesto posto per Lucerino Giuseppe della Calcestruzzi Corradini e Celsio di Rubiera. Nuovo arrivato alla corte appunto dei fratelli Benati. Poi segue il numero 17 Mohamed Agi della Castenaso Celtic Druid. Vacca Zanna. Poi segue Gaspari Diego della Gabbi di Bologna. Freddo. Ancora segue Manfredini Tommaso
della Atletica MDS Panaria Group. Ma magari non si è spenta per quello lì, comunque quando c'è quel freddo qua, le ancora una tesa della Fratellanza, il giovane Campana Matteo, Campana Matteo della Fratellanza, segue adesso Basetto Gianluca della Calcio Tutti Corradini di Ubiera, per sincronizzare ancora, che precede il compagno di squadra sempre della Calcio Tutti Corradini di Ubiera, Daniele Dolci. Andiamo al tredicesimo, che è Prati Marco dell'Atletica MDS Panaria Group. Ancora un altro atleta della Corradini Calcestruzzi, che è Fabio Caldiroli, che va al quattordicesimo posto. Il quindicesimo posto, Casolin Michael della Gabbi Bologna. Bene, diamo quindi spazio alle telecamere della Fidal, www.fidal.live.tv, che trasmetterà queste gare sul canale tematico dedicato appunto alla...